Sono Margherita Tartaglia, medico chirurgo e mi occupo di medicina e chirurgia estetica in senso olistico. La medicina estetica ha per oggetto la cura degli inestetismi e la fa in modo che le persone possano prendere visione del proprio corpo che, nonostante il tempo e nonostante le abitudini e anche molto spesso geneticamente, è costretto a degli stress e quindi a un invecchiamento o a una deformità. Oggi possiamo dire che nella nostra società, la società dell'apparire, la nostra immagine è molto importante. Se consideriamo il volto nel suo insieme, non solo il volto ma il corpo, le gambe, le braccia, e i denti e la pelle e anche i capelli, l'estetica va ripresa in un senso lato, in senso generale, perché un bel volto con una ptosi, con un discorso, con un abbassamento delle palpebre non darebbe l'espressione del viso che la persona sente dentro. L'eliminazione del difetto fisico molto spesso non fa altro che dare una chiara visione di come siamo noi realmente dentro, e eliminandoci in questa maniera imbarazzi, paure e soprattutto insicurezze. Oggi la medicina estetica insieme alla chirurgia plastica ci offre la possibilità di poter risolvere molti inestetismi, perché il nostro corpo inesorabilmente, con il discorso del tempo, geneticamente posso nascere con un gibbo, con un problema nasale per esempio, oppure ancora le abitudini alimentari e le abitudini di vita, come il fumo, che ha una grande incidenza negativa per quanto riguarda il nostro aspetto. Grazie alla medicina estetica oggi noi riusciamo a poter intervenire in che maniera? Nel migliore dei modi, ridonandoci un benessere interiore ed esteriore. Oggi noi medici siamo gli operatori del settore, e la cosa importante è rivolgersi sempre a delle persone molto professionali, dove per l'appunto usano dei prodotti a marchio CE, che è la cosa molto molto importante, perché oggi ci sono delle cose alternative, ci sono degli acidi alternativi che però, non essendo a norma CE, possono provocare dei danni. Quali sono gli inestetismi che vengono combattuti? Quali sono le richieste maggiormente delle persone? Il mio pubblico è un pubblico vasto di più persone che spaziano dalle giovani, meno giovani, alle persone anziane, meno anziane e anche soprattutto molti uomini. Oggi che cosa viene richiesto? Ci sono molte depressioni, molte rughe per quanto riguarda il volto, per cui grazie all'acido ialuronico, che sono un filler di origine bovina controllato a marchio CE, possiamo riempire questi solchi che molto spesso si presentano, sono intorno alle labbra, solchi nasogenieni, e poi vanno a colmare delle depressioni molto importanti. Per quanto riguarda invece il terzo superiore, riferendoci alla parte superiore del viso, del volto, molto importante è utilizzare il botulino, o cosiddetto Botox. Che cos'è? In effetti è una molecola attenuata, il botulino, che viene inoculato nella zona periorbitaria, sulla fronte, sulla fronte dove ridona, stende un po' il muscolo, inibendo la contrazione naturale, per cui stendendo il muscolo si ha un aspetto molto più ringiovanito. Ancora un altro prodotto eccezionale oggi, che potremmo dire che è rivoluzionario e funziona e potrebbe essere una valida alternativa alla terapia farmacologica, e per quanto riguarda la caduta dei capelli. Molti uomini, per un problema ormonale e un po' legato anche al fatto genetico, hanno una perdita di capelli. Questa perdita di capelli si è scoperto che, in alternativa alla finasteride, che è la terapia farmacologica, basta fare del PRP, che altro non è che un prelievo del proprio sangue, che sono delle piastrine ricche di fattori di crescita, che inoculati con degli aghi molto sottili per tutto il cuoio capelluto,
si è visto che praticamente fa in modo che la caduta dei capelli rallenti quasi a scomparire e i capelli che ci sono destinati a cadere invece si rinforzano e assumono la formazione e lo spessore dei capelli normali. Il PRP è anche utilizzato molto in medicina estetica come anti-aging, perché avendo questi fattori di crescita stimolano la formazione non solo di nuovo tessuto, quindi vanno a ristrutturare, ma allo stesso tempo sono una via rivitalizzazione, cioè non fanno altro che rinnovare il tessuto. Molto semplicemente viene anche in questo caso inoculato con inestetismi zero, anzi noteremo un po' di rossore che nel giro di mezz'ora va via e poi mano a mano nei giorni successivi noteremo una grossa idratazione e anche un effetto riempitivo, questo effetto riempitivo che dopo un paio di giorni scompare mentre l'idratazione continua e dopo 15 giorni noteremo invece che il nostro tessuto migliora. L'acido ialuronico è, questo per intenderci, è una fiala di 1 ml che viene poi inoculato laddove ho la necessità di attenuare queste rughe. Per quanto riguarda, molto importante anche il discorso dei denti, molti si rivolgono perché hanno delle discromie, hanno dei problemi di sorriso spento oppure hanno un affollamento dentario e io in modo particolare curo molto il discorso dell'estetica del sorriso avvalendomi di ottimi prodotti per quanto riguarda il discorso di sbiancamento, che grazie a una lampada particolare con un arco plasma, una lampada americana, riesco ad ottenere un grande risultato. Ma laddove si volesse intervenire e fare qualche cosa di più definitivo, esistono delle faccette, che anche queste americane, le Lumiers, che donano un sorriso completamente lucente, permanente come colore e in molti casi vanno anche a raddrizzare gli stessi denti senza dover utilizzare un'apparecchiatura di quelle che possono essere mobili o fisse per quanto riguarda il discorso ortodontico e ridonano anche una vera e propria estetica del sorriso. Un altro intervento che mi viene spesso chiesto è il discorso delle adiposità localizzate, della cellulite. La cellulite, che come noi sappiamo ha più stadi, ci sono più stadi della nostra cellulite, iniziale, media e finale, dove addirittura lì in molti casi è dolorosa, da una fibrosi molto presente, però noi con delle mesoterapie, una mesoterapia di tipo omocitologica, per niente farmacologica, riusciamo ad ottenere dei grandissimi vantaggi, perché usiamo dei drenanti, sono prodotti fitoterapici, usiamo dei drenanti, degli sciogli grassi naturali, avendo poi dei risultati ottimali. La medicina estetica si occupa, e io come chirurgo estetico mi avvalgo non solo di prodotti sempre a marchio CE, ma anche di strumentazioni altrettanto valide, tant'è che ho anche un laser, il Quantum, che oggi è uno dei migliori, se non il migliore in commercio, dove posso fare radiofrequenza. Facciamo una depilazione che è il termine dire definitiva è sbagliato, ma in molti casi nell'85-87% abbiamo una riduzione totale e permanente e fa in modo che prolunghiamo l'eventuale rimozione dei peli a distanza di un anno e mezzo. Anche qui c'è un protocollo e anche qui sono apparecchiature elettromedicali solo ed esclusivo controllo e controllo e uso specifico per quanto riguarda il discorso di noi medici e non di altro personale. Il mio slogan è bellezza in sicurezza, difatti mi avvalgo solo di prodotti e strumentazioni a norma CE e i migliori che ci sono oggi in piazza.